vorrei leggervi questo concetto che mi sta a cuore. Qui a Botricello, in questa settimana, la cultura è tangibile attraverso la presentazione di libri, di dibattiti su diverse questioni alle quali hanno partecipato vari esponenti di tesi diverse, sia sul palco che dal pubblico. La visione è di commenti e documentari realizzati da Vittorio De Seta. Quando parliamo di cultura, parliamo di conoscenza, e la conoscenza è trasversale a tutto, attraverso gli approfondimenti che la mente più curiosa vuole fare di ogni singolo argomento, attraverso gli stimoli che persino la singola parola può sollecitare alla mente più attenta. La cultura, come si sta facendo oggi qui a Botricello, mostra se stessa nelle dissertazioni aperte, condivise e non, nella ricercatezza del linguaggio, ma anche nella semplicità, spesso ricercata delle parole che vogliono, per questo, essere più incisive di altre. Gli scacchi condividono quanto ho appena affermato e quanto voi vivete in queste giornate. Sostituendo le parole, i numeri, che sono i simboli del linguaggio internazionale parlato, con le figure solo apparentemente statiche della scacchiera, noi elaboriamo un diverso linguaggio e poniamo le nostre domande e diamo le nostre risposte in un modo diverso, fatto sino adesso. È un linguaggio solo apparentemente silenzioso, dove i silenzi sono le elaborazioni della mente nella forma più alta della ricerca della verità e della rappresentazione fisica delle nostre intuizioni, della nostra creatività, delle nostre sintesi. Attraverso il gioco degli scacchi, noi facciamo confluire i nostri sforzi mentali attraverso le quattro fasi del pensiero scientifico. La prima, osservazione. Noi osserviamo la posizione dei pezzi disposti sulla scacchiera. L'elaborazione. Prendiamo in esame tutte le possibilità che la posizione ci offre valutando sulle possibili risposte. Possibile risposta dell'avversario, nella ricerca di quella unica verità che non è personalizzazione della propria valutazione, ma bensì la ricerca della sequenza logica perfetta di mosse, che è assolutamente scevra proprio di quei personalismi che al contrario ci guiderebbero verso la sconfitta. Poi c'è la sintesi, alla fine dell'elaborazione arriviamo a una nostra scelta che tiene conto di tutte le variabili che abbiamo potuto prevedere. E infine la sperimentazione, proviamo direttamente sul campo la validità della nostra scelta. A parità di scelta, nella stessa situazione valutata, otterremo lo stesso risultato all'infinito, che per il gioco degli scacchi è pari a infinito elevato a infinito, in quanto ad ogni singola mossa diversa da quella perfetta, il nostro avversario può scegliere infinite mosse diverse da quella perfetta. E attraverso questo nuovo linguaggio, con questi nuovi simboli, la nostra volontà, la nostra cultura, le nostre esperienze, in una parola la nostra essenza, emerge dall'occulto, dal personale, dal segreto, per mostrarsi completamente viva, partecipe e in alcuni casi stranamente e inconsapevolmente solidale in un luogo che solo apparentemente potrebbe essere identificata neutra, ma che al contrario rappresenta la piazza di confluenza delle molteplici vie della nostra vita e delle vite altrui, diventando la piazza dello scambio, lo scambio, il baratto di quanto riusciamo a portare di nostro nello scambio della vita, e fortunatamente in questo tipo di scambio i soldi non servono. Scusate. Invito quindi tutti a valutare in maniera diversa il gioco degli scacchi, che solo apparentemente è un passatempo ludico, ma che è invece un modo per rappresentare e vivere la nostra e l'altrui vita in maniera diversa. Invito tutti gli interessati, adulti e bambini, a iscriversi alla nostra associazione per l'anno accademico in corso e partecipare da subito alle prove sportive che sono state inserite nella nostra programmazione annuale, senza timore di essere giudicate o timide ritrosie, ma vivendo l'intera prova come momento di socializzazione e condivisione di una nuova realtà sociale, nella quale tutta Botricello può trarre nuova linfa in una nuova, non conosciuta prima, unità sociale sportiva, che porterà, ne sono sicura, benefici anche economici al territorio, che il coinvolgimento territoriale sotto l'aspetto turistico, gastronomico, sociale, sono solo alcuni esempi, esige di, nel partecipare prove internazionali sportive che sin dall'anno prossimo potrebbero essere organizzate proprio qui, e che racchiudiamo sin da subito in un racchiudano sin da subito un processo di crescita perpetuato nel tempo.
Domenica, inoltre, noi organizzeremo un torneo amatoriale. Tutti coloro che vogliono giocare a scacchi partecipano con grande gioia a questo avvenimento. Se non conoscete il gioco, avete altri 2 giorni per imparare il movimento dei pezzi e piccole semplici strategie per giocare al meglio delle vostre possibilità. Vi ricordo che il gioco di scacchi permette incontri di pari livello nel corso del torneo e questo garantisce il divertimento degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto dei partecipanti. E poi un'ultima cosa. La nostra associazione dà subito la propria disponibilità a Botricello della presenza di istruttori qualificati per la formazione sportiva, sia delle persone adulte che dei bambini, a partire da questo mese di agosto. Chiedo a tutti gli interessati e interessanti a iscriversi e a sostenere la nostra associazione. La nostra associazione si chiama Push Fooders Chess Academy e come simbolo ovviamente c'è la P, che significa anche e soprattutto partecipazione, puntualità e presenza. Sono aspetti vitali di ogni associazione questi, ma che hanno un significato più profondo in quanto in 12 mesi noi normalmente, ogni anno, organizziamo dai 14 ai 16 tornei tra amatoriali, tecnici, gare di soluzione, campionati individuali, campionati a squadre, tornei nazionali ed internazionali. Ma qualunque sforzo, senza la partecipazione degli iscritti, senza la presenza fisica ai tavoli di gioco dei propri atleti, perché noi di atleti parliamo, atleti che fanno parte di un'associazione sportiva seria, è inutile, così come irraggiungibili diventano i propri obiettivi senza una giusta indipendenza economica, partecipativa e solidale quanto si vuole, ma sempre indipendente dalle volontà esterne. Grazie. Buonasera, siamo alla sesta giornata di Libri in Piazza. Invito Antonio Iperi a venire qui, la giornalista che presenterà i volumi, Franco, e l'altro autore che insieme a me presenterà il suo volume, il sindaco di Sime di Crichi, Marcello Barberio. Io inviterei un applauso al sindaco che viene qua per la seconda volta, dopo la prima serata all'omaggio a Vittorio De Seta, viene qua per presentare il suo volume, che è un interessante volume della storia di Sime di Crichi. E Franco ci darà una mano, grazie, ci darà una mano a presentare anche La Calabria, il volume curato da me, da Giuseppe Candido e da Filippo Curtosi. Nel 2006 abbiamo avuto questa idea, nel 2007 quando abbiamo cominciato a scrivere su un giornale Abolire la miseria della Calabria, con un'associazione culturale abbiamo avuto l'idea di recuperare questa rivista di letteratura popolare che era curata da Luigi Bruzzano, un altro Vittorio De Seta. Io l'altra sera Marcello ha fatto, il sindaco di Sime di Crichi ha detto che vuole intitolare una targa a Vittorio De Seta, io propongo a lui di intitolarla anche a Luigi Bruzzano, perché come lo stesso De Seta dice nella sua prefazione, facevano lo stesso lavoro, erano tutte e due dei custodi di memorie, custodi di memorie e giornalisti ante litteram che andavano a cogliere la realtà della nostra terra così com'era, facevano parlare le canzoni popolari, facevano parlare le tradizioni, facevano parlare la gente comune. In questo libro troverete delle poesie, dei canti popolari, dei proverbi, dei pregiudizi e delle facezie, raccoglieva di tutto dal popolo, perché dal popolo poteva venire una fotografia. All'epoca non c'era la macchina fotografica, ma Luigi Bruzzano fotografava il suo tempo con questa rivista sulla quale era riuscito a far avvicinare, a collocare degli uomini importanti. Io ne cito solo qualcuno: Apollo Lumini, Antonio Iulia, Giovanni Battista Marzano,
Moscato, erano dei nomi che scrivevano con questa rivista e pubblicavano articoli proprio sulle tradizioni popolari, perché convinti che nel conoscere la nostra storia noi possiamo renderci conto in effetti di quello che siamo. La rivista era un crogiolo di pensieri di un'epoca. L'Ottocento calabrese fu un'epoca cruciale dal punto di vista, ne parlerà il professore Santopo perché ci siamo un po' divisi i compiti, però era un'epoca in cui, già preparata dalla rivoluzione francese, qui c'era voglia di fare rivolta, rivoluzione, c'era la voglia, appena fatta l'unità d'Italia, c'era la voglia di ribellarsi al predominio dei latifondisti, c'era la voglia di cominciare a una nuova vita. Oggi noi siamo nell'attualità immersi, oggi è il giorno della sentenza di condanna di Berlusconi in terzo grado, sembra qualcosa che è l'attualità, però anche l'attualità si lega con la custodia di quello che siamo. Noi non possiamo fare una rivolta sociale, non possiamo pensare di modificare la società se non sappiamo, se i nostri giovani non sanno che cosa siamo, da dove veniamo. Allora, in questo volume, che è un volume, diciamo, curato soprattutto da me e Filippo, su una serie di materiali che Filippo aveva raccolto negli anni, e che si sono, diciamo, accumulati in un magazzino per anni, avevano raccolto tanta di quella polvere perché non si trovava nessuno che volesse fare questo lavoro di pubblicazione. Noi abbiamo trovato Franco Arcidiaco che ci ha dato una mano con Città del Sole, e devo dire che una mano ce l'ha data anche la Regione Calabria, acquistando un numero sufficiente di copie per garantirne diciamo un minimo la pubblicazione. Quindi io ricordo qua, Franco oggi stasera non c'è, che effettivamente poi le istituzioni un minimo collaborano. Il problema è che non sempre si riesce ad avere un finanziamento, un aiuto concreto. La cultura subisce in questa regione un attacco, perché molto spesso vengono più utilizzate e valorizzate le sagre della patata, utilizzate, come diceva l'altro giorno, l'anduia trova più posto, l'anduia al Salone del Libro, che non i volumi, e questo purtroppo la Calabria ne pate. Io lancio qui una, prima di passare la parola a Franco che vi parlerà del periodo storico in cui questa rivista aveva luogo e che voi potete trovare raccolta in questo volume, io voglio ricordare semplicemente che la Calabria è una terra meravigliosa che andrebbe valorizzata molto di più, e che i propri beni culturali, per esempio esiste una rivista socialista che andrebbe rivalorizzata, la Calabria del Popolo, organo di politica e propaganda, che già questo nome fa, è bellissimo, dove si trovano dei racconti sugli emigrati, i migranti di allora, che potrebbero un attimino farci anche riflettere su quello che avviene adesso, i respingimenti, se noi avessimo trovato dei respingimenti simili quando emigravamo noi dalla Calabria verso Buenos Aires. Ecco, questo modo di raccogliere la memoria, di custodire quello che eravamo per dare consapevolezza ai giovani di quello che eravamo, in modo che conoscendo il loro passato possano meglio affrontare il futuro, secondo me questo è un compito che le istituzioni dovrebbero farsi carico insieme al volontariato. E quindi io qua lancio un appello: non solo acquistate il volume che troverete dalla signora Maida al banchetto là sotto, ma lancio un appello alle istituzioni affinché si possa fare un'antologia simile a questa che abbiamo curato per la Calabria, anche per questo giornale, la Calabria del Popolo, che sicuramente merita di essere riconosciuto, perché all'interno di questo giornale scrivevano anche di persone e personaggi che andrebbero meglio conosciuti per la nostra Calabria. Grazie. Buonasera, allora
diciamo, questo lavoro che hanno da certi fini che hanno fatto Giuseppe Candido e Filippo Curzosi nell'andare a rintracciare documenti importantissimi che sarebbero, ripeto una cosa che ho già detto, no? Quando Marx parlava della sua ideologia tedesca diceva che il rischio era che fosse lasciata la rodente di critica dei topi, cioè messa in un altro e divorata dai topi. Ecco. Filippo, io non sono riuscito ancora a scoprire in quale archivi lo va a pescare, ma è uno che riesce ad avere documenti, voglio dire, di un certo valore storico e che spesso qualcuno non sa nemmeno che esistano. Quello che vorrei dire è questo: c'era un epistemologo italiano nel 66, quindi molto tempo fa, scrisse che ogni scienza ha il suo destino. Questo, se noi prendiamo un caso qualsiasi, ci accorgiamo che è così. La teoria eliocentrica fu formulata da Aristarco di Samo nel pieno periodo aristotelico. Aristarco di Samo ovviamente non poteva competere con Aristotele, nessuno gli ha creduto, ma dopo 2400 anni abbiamo capito che era vero, no? Quindi anche la scienza ha il suo cammino. A Galileo andò anche peggio, dovette abiurare, sia pure poi pronunciando la famosa frase eppur si muove, no? Quindi il problema è che quello che riesce inspiegabile, parlando di cultura popolare, o meglio, non popolare in senso dispregiativo, cultura espressa in una lingua che è la lingua del popolo, ha una specie di ciclo storico, per cui di tanto in tanto emerge anche qualche poeta, soprattutto quella è la forma in cui si esprimono, e poi vi dirò delle curiosità molto belle. In Calabria è successo quello che succedeva in Russia prima della rivoluzione, o in America, a Milano nei caffè letterari, no. E succedeva, e i protagonisti erano dei contadini semi-analfabeti, però nessuno riesce a ricordare questo episodio molto bello di questo gruppo di contadine e contadini che a Sant'Agata del Bianco si univano nelle osterie a recitare le poesie. Non vi stupisca che per quell'epoca anche le donne facevano. Siamo nella zona di Locri, la più grande società matriarcale che la terra abbia mai conosciuto. Così la definisce Bacone. C'è una società retta al femminile, la nobiltà si tramanda per via femminile, matrilineare, e a Locri ci fu, scusate se divago un pochino, ma ci fu un legislatore, la prima legislatore scritta nella storia dell'uomo l'ha fatta un locrese, cioè un nostro conterraneo, si chiamava Zaleuco. E la cosa straordinaria non è solo il fatto che per la prima volta le norme venivano scritte, ma si riconoscevano i diritti delle donne e dei bambini, cioè delle persone meno garantite socialmente, qualcosa che probabilmente noi moderni conosceremo nel 1973, quando sarà riformato il codice della famiglia. Allora, noi abbiamo queste una serie di problemi da affrontare, e la prima cosa da dire è che la difficoltà del dialetto è perché, come diceva De Saussure, è una scrittura fonologica, cioè noi lo parliamo, ma quando andiamo a tradurlo in segni abbiamo delle difficoltà, perché già come lo scrivete voi, solo DDA, DDHA, DDRA, non ci siamo ancora messi d'accordo su queste cose. Ci ha provato il Ross, grande lottologo, grande studioso dei diritti della Magna Grecia e soprattutto del dialetto calabrese, ma con risultati che non sempre sono grandiosi. C'è qualcosa che andrebbe riformato, rivisto. Quello che c'è da chiedersi è perché per moltissimo tempo noi abbiamo pensato che la teoria, la poesia dialettale, e quindi il dialetto aulico, cioè quello che ci si forma in scrittura circolante, fosse nato con i famosi Gapuglieri di Aprigliano. I Gapuglieri, perché gapugliare significa scherzare, uno di loro che era Domenico Piro, al secolo Duonopanco, era un prete un po' particolare, molto licenzioso, morì a 30 anni per la vita dissoluta che conduceva, ma la sua sfortuna era che era nato secondo genito, quindi non gli toccava terra e non si poteva sposare, gli toccò fare il prete, no? E quando il vescovo lo obbligò a prendere una perpetua di 40 anni, lui ne prese due dei 20 anni, perché il problema era la somma dell'età, no?
e lui per apprendere le parole che il popolo usava nei rapporti di relazione andava al fiume quando le donne lavavano i panni e in qualche modo le toccava, faceva qualche avanzo eccetera, quelle rispondevano con delle parolacce che lui segnava e poi riportava nei suoi soggetti. Ricorda che c'è una raccolta dei canti erotici calabresi che abbiamo curato con l'associazione, che anche questi canti si possono trovare in questo libricino che trovate dalla signora. Scusatemi, la parolaccia non è mia, ma tanto per dirvene uno, i titoli delle più importanti raccolte di Don Nupanto sono La Cazzeide e La Pomneide. La Cecede di Cesare. Ora, la difficoltà è sicuramente questa, quello che poi si scoprì che anche in Calabria c'era stata una reazione al sincretismo operato dall'imposizione di una lingua che non era la nostra, l'italiano, di cui Dante Alighieri sarà il grande alfiere, a quel capolavoro che è stata la Divina Commedia, diventerà la lingua nazionale. E questo è un genocidio culturale, lo chiamava Pasolini, perché cancella l'identità, cancella la storia, il dialetto, la lingua che noi abbiamo sempre parlato è la nostra storia, fa parte di noi. Quando diciamo a volte un termine dialettale è intraducibile, possiamo dare un'idea, ma alla fine se lo diciamo in italiano non ha lo stesso significato. Per esempio, avete mai sentito a Catanzaro, per dire una persona così un po' insignificante, lo chiamano Lambuco? Ora, detto così, non so, anche senza sapere il significato, diamo un'idea, no, del personaggio, Lambuco, no, che non dice niente. Lambuco significa pesce, se io lo chiamassi pesce non riderebbe nessuno, no? Al massimo penserebbero che sto facendo riferimento alla sua bravura di stare a galla a mare, ma non è la stessa cosa. Così ci sono tantissime altre espressioni di questo tipo. Quindi già nel 300 c'erano delle poesie dialettali, la ballata della marmaritata eccetera. Questo fu rifiorire di poesia dialettale, e non solo in Calabria ma un po' in tutta Italia, era una reazione a questo genocidio culturale che il sincretismo espressivo andava operando. Quello che invece, quando diventerà molto funzionale questo ragionamento, quindi veniamo al senso di questo libro e al senso del lavoro di Bruzzano e di tutti gli altri che con lui hanno collaborato a questo lavoro, e all'indomani dell'Unità d'Italia, quando il paese comincia a prendere dei connotati precisi per cui si profila un nord in cui c'è sviluppo, tra virgolette, e un sud che invece è funzionale. Questo è un termine, l'ho detto anche l'altra sera, il dualismo economico presuppone un'esistenza di sviluppo e sottosviluppo che non sono in antitesi, ma sono in relazione. Ad un'area che si sviluppa deve corrispondere una che non si sviluppa, che area di mercato, che fornisce manodopera a basso costo, eccetera. Allora, noi possiamo essere fortemente dispiaciuti che a noi si è toccato di prendere in questa commedia di recitare la parte dei cattivi, però in fondo era questo. E per fare questo cancellarono secoli di storia. Basta dire che l'illustrazione italiana, in prima pagina c'è la figura dell'Italia, lo stivale. Allora vediamo il Duomo di Milano, le torri di Bologna, la torre di Pisa, Palazzo Vecchio a Firenze, da Firenze in giù c'è solo il Vesuvio, dimenticando che noi siamo una parte d'Italia che ha fatto la storia. Noi abbiamo avuto, con Napoli e Palermo sono stati fiori di civiltà, basta pensare che c'è stato Federico II, sarebbe solo lui a rivalutare la nostra storia, però eravamo anche una nullità, noi eravamo passione, l'arte e la cultura erano quelle porcherie che avevano fatto al nord. Era anche quello un processo di omologazione culturale, noi dovevamo accettare l'idea di essere inferiori, perché il nostro destino a quel punto, avendo deciso questo dualismo economico perché una zona si sviluppa e un'altra non si sviluppa, era di fornire forza lavoro a basso costo. Tant'è vero che nel 1905 si era trasferito in altre parti del mondo il 30% della popolazione calabrese, e la maggior parte di questi trasferimenti erano trasferimenti a tempo indeterminato. È anche vero che questo poi ha determinato qualche cambiamento, le famose rimesse americane con acquisto di casa, acquisto di terreno eccetera, qualche famiglia è riuscita a tornare,
ma in genere chi partiva povero restava povero. Ora, in questo contesto, proprio a partire da metà 800, comincia un processo di recupero della lingua. Fioriscono demologi un po' dappertutto. Il vibonese è una delle fucine, probabilmente nel vibonese ci sono dei casi particolari, a volte capita che un personaggio, per esempio, non vorrei sbagliarmi, ma prima di Marcello Barberio e simili cricchi non credo che ci fossero storici, qualcuno si è cimentato in una storia che ho letto e ha avuto la capacità di scrivere un libro senza mai citare Marcello Barberio, che alcune cose le aveva scritte 20 anni prima. Però, al di là del fatto se tu condividi o no, al di là del fatto se condividi o no le ricerche storiche di un altro, se ha lavorato sul tuo stesso argomento, quantomeno incidentalmente citarlo, no? Però sono cose che abitano, purtroppo a volte anche la cultura non riesce a non scadere nella piccola invidia quotidiana, le piccole beghe, ma sono cose che abitano. Allora, il fatto che a San Costantino di Briatico fosse nato un barone, si chiamava Raffaele Lombardi Satriani, zio di Luigi Maria Lombardi Satriani, che ha insegnato antropologia alla Sapienza fino a qualche anno fa, adesso è in pensione, cominciò a fare prima, ovviamente, cominciò a fare ricerca erudita, poi si è dato alla ricerca dei canti popolari, poesie popolari, proverbi, modi di dire, e raccolse dei documenti straordinari. Io credo che probabilmente Luigi Maria Lombardi Adriani, che è stato un importante antropologo, non sarebbe diventato quello che è diventato senza il patrimonio di stimoli che lo zio gli ha dato, e scusatemi se è poco, anche senza il materiale che lo zio non aveva avuto il tempo di pubblicare. Questo non significa che abbia fatto un plagio, ci ha ragionato sopra. Cioè, se Marcello nel corso di una ricerca storica trova un documento e lo rivaluta, sarebbe grave se dicesse che è suo. Ma se ci ragiona sopra, fa un'opera straordinaria, perché ci porta a conoscenza. Quindi, giusto per evitare che le parole possano essere equivocate. Ora, contestualmente a Vibo ci sono Bruzzano, Capialdi, Massinissa Presterà, c'è tutta una serie di demologi importanti. E nasce questa rivista. La rivista verrà pubblicata per 14 anni, dal 1884 al 1902, mettendo dentro, voglio dire, alcuni tra i più importanti studiosi di demologia e di diritto. Ora, se noi pensiamo a quello che avveniva, cioè contestualmente a questa azione che i viponesi facevano da un punto di vista colto, che era quello di raccogliere i canti, commentarli, dargli una dignità di letteraria, rifioriva la poesia calabrese, e non era una poesia quelle che sentiamo adesso, qualche poetucolo che scrive la poesia su Morsello. Sì, se io voglio definire Morsello il cibo dei poveri, posso anche scriverla. A scriverla, perché Morsello fa rima con qualche altra parola per tirare avanti e fare alla fine un sonetto, non ha senso. Scrivere in dialetto è un atto eversivo. Scrivere in dialetto è di per sé un atto rivoluzionario, perché è il rifiuto di una lingua che non mi appartiene. Torno alle mie origini, mi esprimo con la stessa lingua con cui si esprimono le masse, si esprimono gli altri. Riusciamo a capire. Probabilmente, certo, se mi esprimo in un dialetto molto stretto, mi capiranno solo i miei paesani, addirittura Caranzaro, quelli del mio quartiere, perché ci sono espressioni quartierali che cambiano da un quartiere all'altro. Però è una scelta. Utilizzare questa scelta per far cadere la poesia nella scurrilità, nella banalità, nella battutella, mi sembra un'operazione assolutamente reazionaria, cioè il contrario di quello che deve essere una poesia dialettale. E non a caso i poeti dialettali, subito dopo l'unità, alcuni finiranno in prigione, per esempio il Tedeum dei liberali, ma cominciamo ad avere personaggi di grandissimo spessore. Io voglio citare quelli conosciuti perché Vittorio Butera è troppo noto,
Ma Vittorio Butera parlava la lingua del popolo, ma non era un uomo del popolo, perché era ingegnere. E questo purtroppo si risente nel linguaggio. Molto più immediata ed efficace la poesia di un altro suo conterraneo, che era Michele Pane. E non a caso Pasolini, nel Canzoniere Italiano, dedica a Michele Pane una pagina di lavoro, perché Michele Pane, tra l'altro, è uno che partì a Chicago e non tornò più, e rimase sempre con questa nostalgia del Leventino, delle belle montagne e dei boschi del Leventino. Ma il poeta emergente in quella fase era un poeta straordinario, uno scalpellino, si chiamava Marcio Bruno Pelaggio, Serra San Bruno. Questo scalpellino aveva una dote poetica straordinaria, cioè uno, come dicevo l'altra sera, quando è nato era passata la cometa di Halley, no? E quando passa la cometa nascono poeti, perché la sua capacità espressiva è straordinaria, un'immediatezza, è folgorante, non è una poesia costruita, no? Probabilmente lui diceva poesia anche mentre batteva sul ferro. Gli hanno fatto una statua e lì, per un curioso gioco del sì, io ho avuto come studente con me un pronipote che si chiama come lui, ma non si chiama più Pelaggi, il cognome Pelaggi di quella famiglia, perché Pelaggi ancora ci sono la sera, ma quella famiglia è diventata Pelaia, perché qualche malaccorto impiegato da Anagrafe ha scritto male il nome. Infatti il mio allievo si chiamava Bruno Pelaia e somiglia di faccia esattamente al suo Trisavolo, sono uguali. Quando io guardo la fotografia mi ricordo il mio allievo. Questo e io ho immaginato, per un motivo molto semplice, perché Mastro Bruno doveva essere unico ed è rimasto unico anche nel nome. Questo errore casuale ha determinato la sua unicità. Finalmente, dopo 100 anni, gli hanno fatto una statua, no? È famosa la poesia Umberto I, di bellissima, un poeta eccezionale. E ora il problema, quello che noi dobbiamo spiegarci, è perché nasce una forma espressiva. I primi del Novecento, a Cavanzara si pubblicherà uno settimanale tutto in dialetto, Monachello, no? E lo pubblicava un altro poeta dialettare che era Giovanni Patari. Ed è strano, Giovanni Patari era un maestro elementare, quindi lui di mestiere insegnava ai bambini le lingue altre, però poi recuperava insegnando la propria lingua. E questa è una cosa che capitò più volte. Questa, la cosa importante, secondo me la cosa più importante di questo, della rivista La Calabria, che è stata pubblicata per 14 anni e che ha contribuito fortemente a creare una nuova coscienza. Perché a noi può sembrare un'operazione semplice, quando noi anche a scuola, quando insegniamo, ci facciamo scappare la parola in dialetto, qualcuno di noi poi si scusa, no? Ma in realtà qualcosa nella mentalità del bambino cambia, vedi, anche il professore parla come noi. Ha chiamato la serratura alla porta, l'ha chiamata mandalino, come si chiamava una volta, no? La tasca l'ha chiamata bugia, il lucido per scarpe l'ha chiamato manteca, no? Che non è il nome di una marca, manteca significa grasso, perché una volta si pulivano col grasso. Ora, cosa questa rivista abbia determinato? Non a caso il Vibonese non è solo l'area in cui nascono 15-16 demologi di altissimo livello che si confronteranno con un altro, forse il più noto dei demologi italiani, che è P3 di Palermo. Ma hanno segnato dei punti importanti. Nello stesso momento, cioè nello stesso momento in cui una lingua altra, quindi una forma di ribellione culturale, se volete, non violenta, una forma di ribellione culturale, il rifiuto di una lingua, di un sincretismo linguistico, l'imposizione di una lingua altra e l'affermazione di una lingua alternativa, crea anche una diversa coscienza politica. Vibo Valencia negli anni tra la fine dell'Ottocento e gli anni venti sarà la culla dell'anarchismo politico in Calabria. Nasceranno una serie di anarchici, da Alessandro Bagnato fino al nostro Barbieri, che abbiamo presentato la prima sera. Perché? Perché quando si fa cultura
si creano coscienze, nuove competenze, nuove si dà uno sguardo diverso, no? Quando abbiamo parlato di Pasolini, cosa vi ho detto io? Che la conoscenza di Pasolini mi aveva sconvolto. Lasciarsi sconvolgere significa non avere immediatamente l'arricchimento. De Seta mi insegnava a guardare, che era una cosa completamente diversa. Mi forniva gli strumenti per guardare il mondo in maniera diversa. E questa è la cosa. Ora, questo volume si segnala secondo me intanto per l'opera filologica, questa ricerca d'archivio, il recupero di carte importanti, il fatto che questa rivista venga seguita in tutti i 14 anni in cui è vissuta, quindi con tutte le posizioni che ha preso di volta in volta, e via a diventare una culla della democrazia. Chiuderà la sua pubblicazione nel 1902, quando ancora i tempi non sono maturi. Ma qualcosa ha lasciato. Ha lasciato, se oggi noi ne parliamo, e soprattutto perché la lettura di questo volume, la lettura di questi numeri della rivista che sono stati riesumati, ci permette di guardarci un po' indietro e di vedere tantissime altre cose. Vorrei aggiungere una sola cosa che non c'entra niente con questo, poi possiamo parlare di quello che voi chiederete, che potrete chiedere. Quando parliamo di toponomastica, è un fatto curioso. Catanzaro ha una strada, non ha trovato il tempo per intitolare una strada a personaggi importanti della nostra storia, però c'è una via Nunzio Nasi. A voi vi siete mai chiesti chi era Nunzio Nasi? È l'unico ministro italiano condannato per furto e malversazione. Era un personaggio, era di Trapani, no, non è attuale, è un incidente di percorso, capitano. Però poveraccio, l'hanno beccato e l'hanno condannato, ha dovuto continuare a vivere all'estero perché se trovava in Italia l'arrestavano. Nonostante questo, a Catanzaro gli intitolò una strada e c'è ancora a San Leonardo, in uno dei quartieri scicchi di Catanzaro, c'è via Nunzio Nasi, un farabutto di Stato, uno dei ministri più corrotti di Giolitti, condannato per la prima volta, però ha una strada a Catanzaro. Chissà se Vittorio De Seta avrà mai una strada a Catanzaro. Il nonno ce l'ha, via Francesco De Seta accede all'inizio di Corso Mazzini, lungo Bella Vista. Grazie. Grazie. No, io prima di passare la parola ad Antonia, che presenteremo il libro di Marcello, volevo ricordare innanzitutto, io mi sono un po' stranito questa sera perché l'ultima volta che abbiamo presentato la Calabria c'era Vittorio De Seta con noi e l'ambiente mi ha ricordato questa sera. Volevo ricordare questo fatto. Luigi Buzzano, proprio come Vittorio De Seta, mentre faceva questo lavoro di raccolta di tutti questi, diciamo, scorcioni della vita popolare, dai canti alle sue cose, mentre faceva questo lavoro veniva preso in giro dai suoi conterranei e non trovò nel Vibonese un appoggio di persone, anzi lo presero in giro perché faceva questo lavoro. Un po' come successe a Vittorio De Seta nei primi anni della sua carriera, dove i suoi film documentari, lui lo dice anche nell'intervista quando noi diciamo adesso li hanno ripubblicati, li hanno pubblicati nuovamente Feltrinelli, gli chiediamo, De Seta adesso si vede come nell'ambito del cinema mondiale riconosciuto, lui ci guardò e ci disse adesso. Cioè adesso, quando era la fine ormai, erano gli ultimi anni della sua vita, cioè nella sua vita De Seta non fu riconosciuto. La stessa cosa accadde a Bruzzano quando fece questo lavoro che portava la cultura e che portò poi a delle posizioni anche rivoluzionarie, sociali di molte persone, quindi che dalla cultura si trasmise nel sociale. Mentre faceva questo lavoro Bruzzano venne preso in giro dai suoi cittadini, ecco perché bisognerebbe ricordarlo non come un autore che faceva qualcosa, ma proprio come qualcuno che ebbe un ruolo anche politico nella nostra Calabria. Di fatto lui partecipò anche alla spedizione dei Mille qui in Calabria. Io passo la parola ad Antonio allora. Grazie, buonasera a tutti e chiedo
anticipatamente scusa per qualsiasi errore possa fare, non sono abituata a parlare in pubblico, sono più abituata a scrivere che a esibirmi in queste cose, però sono particolarmente contenta di essere qui stasera perché si celebra la Calabria. Questa sera particolarmente un po' tutto il fil rouge di questa manifestazione, la conoscenza e la conoscenza della nostra terra, ma particolarmente in questa sera vogliamo conoscere quelle che sono le storie della nostra terra, un po' tramite questa antologia, un po' tramite il libro che tra un po' introdurrò, e sono particolarmente contenta che si sia parlato di dialetto, che si sia parlato di Calabria e che si stia parlando di cultura in Calabria, perché io penso che io, ma come tanti come me, pensiamo che bisogna ripartire dalla cultura in Calabria. E sono contenta che tanto si stia facendo. Botricello ne è un esempio, ma tanti altri comuni ne sono un esempio. La Calabria ha bisogno di cultura. Io per il mestiere che faccio mi trovo spesso a intervistare delle persone, degli artisti, delle persone che scrivono, delle persone che dipingono, delle persone che fanno musica, e mi dicono: c'è carenza, c'è tanta carenza di cultura in Calabria. Beh, non è che dove sia stata io ho vissuto per 11 anni a Milano, abbia visto tutta questa cultura. Magari c'è meno cultura, ma da un punto di vista di studio vedo più qualità. È uno dei motivi per cui sono tornata, è uno dei motivi per cui mi piace celebrare la mia Calabria, mi piace parlarne, e sono qui questa sera. Comunque, non voglio rubare troppo tempo perché i volumi ne meritano di più delle mie parole. Il libro che io devo introdurre è un libro scritto dal professor Marcello Barberio, che è una bellissima, come posso dire, una bellissima ricerca. Infatti voglio chiedergli poi quanto ci ha messo, perché quando io mi sono ritrovata a leggere questo libro ho visto che era pieno di documenti, pieno di citazioni, pieno di storia assolutamente sconosciuta, assolutamente impossibile anche da ricercare. Sono cose che si trovano nei musei, e non è che tutti ci prendiamo la briga di andare nei musei e di scoprire tante cose. Da Ocriculum e Trischene è la storia di Simericrichi, è vero, ma è anche la storia un po' di tutta la nostra zona, un po' la storia di Botricello, un po' la storia di Sellia Marina, la storia di Cropani, di Maggisano, di Zagarise, di Sarsale, di Taverna, di tutti i paesi che ci circondano e che distano da noi 20 km al massimo, perché abbiamo tutti la stessa origine, fortunatamente, oserei dire. Quello che si sa è che deriviamo, va bene, dai greci, dai latini, ma forse non tutti sanno, come scrive il professore Barberio, che addirittura Uria, pare Uria, paese dove abito io, Sellia Marina, Uria, siano stati i troiani stessi a fondarla in un certo senso. Ci sono poi varie critiche, sono storie tra misto e leggenda, però tra storia e leggenda, però nel volume di Barberio si ritrova quello che è un po' la vicenda di noi calabresi, che è un po' uguale per tutti. C'è la storia dei briganti, c'è la storia del feudalesimo, si parla delle lotte contadine, dell'assegnazione delle terre, si parla delle morti, si parla anche di politica, perché no? E ci sono tantissimi esempi di anche latini, tantissimi detti, tantissime poesie, tantissimi scritti. Però quello che io ora vorrei chiedere a chi il libro l'ha scritto è veramente quanto tempo ti ha impiegato questa ricerca. Perché mi ha incuriosito questa cosa, io mentre lo leggevo da profana mi sono chiesta questo. Prego. Ha già risposto Franco, dice una vita, vero? Perché? Sì, perché queste storie non si scrivono di getto una sera, un'estate. Dire, sono ricerche che durano davvero un tempo indeterminato. Sono documenti che si mettono da parte, poi si assemblano e ogni tanto si riesce a pubblicare, altre volte restano nelle scrivanie.
C'era una prima edizione che era del 75, quindi 25 anni prima. A me fa un certo effetto parlare di queste date, perché mi ricordano che così il tempo scorre inesorabilmente. Quindi ci ho impiegato molto tempo, ma anche poco tempo. E dico, è la qualità della ricerca, però, non in termini assoluti, ma di metodo. Oggi è facile, se andiamo col computer, se andiamo su internet, facciamo un sacco di ricerche, vero? Facile, facile. Quantomeno abbiamo le indicazioni. Una volta bisognava navigare a vista, andare in giro per le biblioteche, per gli archivi, a piedi, e se si era fortunati si trovava qualcosa, se no si passavano interi mesi a scartabellare, a spulciare documenti d'archivio scritti con gli stili che gli specialisti conoscono, senza trovare poi riferimenti alla propria ricerca, vero? Quindi, più che una questione di tempo nell'accezione che dicevi tu, il problema è del metodo. Il metodo era sicuramente diverso. Adesso un libro così forse in 15 giorni si può anche scrivere, con un po' di buona volontà e un po' di fortuna. No, troppo poco, 15 giorni, però io ci ho messo davvero una vita, perché una trentina d'anni di sicuro, ma non che ho passato il mio tempo a scrivere sempre di Trischene e di Ocriculum, sono appunto a trovarli, a conservarli, a interpretarli. Bene, dovete sapere che tra me e Franco c'è una affettuosa discussione su una di queste due città, su Trischene, perché io ho scritto di Trischene nel 75, recentemente Franco ha scritto un bellissimo articolo pubblicato su diverse riviste, dice, ma Trischene è una città della fantasia. No, è una città immaginata. Immaginata. Peggio. Allora, certo, sarebbe tedioso pure dover riprendere la polemica, però io voglio attenermi un attimo alla richiesta che aveva fatto la giornalista e dire che effettivamente ogni paese, ogni comune, caro sindaco, dovrebbe dare ai propri concittadini il senso della propria identità, dico io. Specie ora che c'è la tendenza ad omologare tutti, siamo tutti italiani, tutti europei, tutti cittadini del mondo, però ognuno di noi ha dentro di sé una piccola patria, diceva qualcuno. Io prima di tutto mi sento di Simeri-Cricchi, se poi vado ad approfondire bene addirittura mi sento di Cricchi anziché di Simeri, tant'è che quando gli amici generalizzano e dicono ma sai il sindaco di Simeri, pardon, di Simeri-Cricchi, perché ognuno di noi ha una piccola patria, ebbene quella è la nostra identità. E come il dialetto a cui faceva riferimento Franco, noi siamo nati con quella piccola patria dentro, con quel linguaggio che è il linguaggio della madre, è la madre che dà la parola, è la madre che ci ha insegnato a parlare, e a me almeno mi ha insegnato a parlare in dialetto cricaro, e poi ho tradotto, forse adesso non traduco più per abitudine, ma ognuno di noi dovrebbe comunque, tornando al discorso, conservare questa identità, e l'istituzione pubblica, il comune in modo particolare, dovrebbe regalare ai propri cittadini non solo le copie della Costituzione come molti fanno, ma anche un riferimento certo sulle radici, su chi siamo stati, da dove veniamo. E aveva ragione la dottoressa Obipari quando diceva tutta questa zona probabilmente verosimilmente ha un'unica origine, che era sicuramente un'origine magno-greca di questa città costiera, che probabilmente era Trischene, ma comunque era una città costiera. E poi con le invasioni saracene, si sono allontanate queste popolazioni, hanno distrutto un po' tutto. E le popolazioni, i fuggiaschi, sono allontanati sui
sulle montagne, sulle colline di rimpetto, dicono le cronache medievali, e là sui cocuzzoli di queste colline, su queste colline hanno edificato i castra, no? Fortificati, dove si sono costruite le condizioni per resistere agli attacchi. E se voi guardate bene, vedete che ci sono queste torre di avvistamento, queste torre costiere, che servivano ad avvistare gli sbarchi dei saraceni, i turchi, gli arabi in genere, venivano appunto avvistati dalle postazioni più prossime al mare, per esempio quella della Petrizia, non so ancora se è qua a due passi, c'è una torre quasi derutta, forse converrebbe investire un pochino prima che diventi qualcos'altro. E poi i famosi cavallari salivano sulle colline ad avvisare i feudatari, le soldatesche di postazioni più montane, in modo tale da organizzare la difesa. Di notte facevano queste segnalazioni con delle fiaccole, quindi avevano dei segnali particolari loro, e quindi sì. Abbiamo quindi una origine comune, di sicuro tutti questi paesi, compresa Catanzaro, che risale all'VIII, IX, X secolo d.C., ovviamente all'epoca delle distruzioni saracene, per cui nacque Simeri, nacque Sellion, nacque Catanzaro, conoscete? Sì, ecco, tutte queste. Non so, se vogliamo fare qualche altra domanda, siamo. Una domanda è: che differenza c'è tra la città immaginata e la città invece di Simeri Creek? Precisando che Simeri Creek non ha il titolo di città, io non lo so, Botticelli. Simeri Creek è solo comune. Molti dice città di. Non tutti i comuni hanno il diritto di frecciarsi di questo titolo. Simeri Creek non è una città, è un bel paese con uno sviluppo sulla costa oramai, quindi è già reale il fenomeno inverso, a dire queste popolazioni che migravano verso la collina adesso, come è successo per Botricello, d'altronde come è successo per Cropani e Cropani Marina, Sellia Superiore, Albi Sellia Marina, eccetera. Voleva dare una risposta, Franco, a questa pseudo polemica poi tra di noi. Vero. Volevo dire, non c'è alcuna polemica, tra l'altro io quando io ho letto il saggio di Marcello su Trischiene, appena uscito su Calabria Letteraria, se ricordo bene, no? E mi piacque molto, ho detto con piacere, perché tra l'altro non siamo solo amici, ma c'è sempre stata una stima notevole da questo punto di vista. Quando io ho scritto Trischiene, città immaginata, non è che ci fosse assolutamente, io cito molte volte Marcello Barberio, ma lo cito a supporto, non per dire conto. Il problema è che questa città di Trischiene viene fuori da due cronache del Medioevo, del Cinquecento piuttosto, quando gli storici inventavano delle storie di Sana Pianta per dare lustro a una città o a un casato. Tanto è vero che le due cronache di Trischiene in realtà non è che gliene frega niente di Trischiene, vogliono valorizzare Taverna. E quindi scrivono attorno a Taverna una serie di storie. Compreso il fatto, per esempio, ecco, poi uno va a scoprire, ci sono errori di date, ci sono errori di nome, si parla dell'imperatore Nicefaro Foca, quello che sappiamo con certezza che qui nell'885 d.C. venne il generale Nicefaro, purtroppo i bizantini non erano originali, c'erano 5 Nicefaro Foca all'epoca che lavoravano nella stessa struttura. L'imperatore Nicefaro Foca venne qui in Calabria per liberare le città che erano venute in mano ai saraceni, e Bella Vista si chiamava Rocca di Nicefaro perché sistemò quelli che erano sfuggiti ai saraceni e si erano rifugiati sulle alture di Catanzaro. E anche lì voi notate la differenza. Se avete presente Bella Vista, alle spalle di Bella Vista c'è l'unica parte pianeggiante di Catanzaro prima del terremoto del 1783, cioè che è la Crecia, quel quartiere sotto il comune.
alla grecia, fino a quando io ero bambino, si parlava un dialetto pieno di grecità. Per esempio la R e la L. Perché? Perché i greci che avevano un gusto del territorio diverso andarono in una zona pianeggiante, i latini che erano un po' caponcelli si erano fermati in mezzo in montagna. Scusate se ogni tanto parlo toscano, ma è giusto per... Ora, il problema è che sostanzialmente io sono partito da una cosa diversa, che è quella di stimolare delle ricerche ad hoc, perché quest'area è molto più importante di quello che può essere se c'era o non c'era città bizantina e siamo tricheni. Perché per esempio la prima taverna edificata, che è tra Selì e Taverna, dovrebbe essere stata chiamata Triumo Tabernarum, ma all'epoca Triumo Tabernarum era Cisterna di Latina. Queste confusioni hanno contribuito, è vero che poi i lavori di storici accreditati hanno in qualche modo puntualizzato alcune cose, ma non è facile muoversi in mezzo, per uno che scrive 6-7 secoli dopo, non è facile muoversi in mezzo alle invenzioni di questo genere. Allora, questa è, secondo il mio punto di vista, per quello che io so della colonizzazione greca, che è una cosa che ho studiato molto, questa era forse una delle aree più interessanti dal punto di vista territoriale per i greci, per una serie di motivi. Ha un entroterra vastissimo, cioè la distanza che corre tra la riva del mare e la montagna è ampia, enorme, notevole. Primo, aveva 4 fiumi navigabili, il Carcinos, il Corace, che già è fuori da questo territorio, ma nel vostro territorio c'era l'Alli, il Crotalus, c'era il Semerus, il Simeri e c'era il Tacito. Scusatemi se è poco. E in più, tra una città importante come Scilletio e Crotone, altra città importante, c'è una distanza enorme, non può essere passata inosservata. Se consideriamo un'altra cosa, che qui, prima della colonizzazione greca, cioè qua 6 secoli prima, a Simeri si lavorava il ferro. E questa operazione è stata riprodotta dai nostri contemporanei, perché hanno voluto fare questa cosa. E venivano qui per fare emporia greci e fenici. Il vostro nome, Botre, è un nome fenicio, perché i fenici passavano di qua per vendere la loro mercanzia e per prendere altre mercanzie. Questa zona, che è un fosso, un burrone, una valle incuneata tra la montagna e il mare, prese il nome di Botri, perché Botri è un toponimo, unico toponimo esistente al mondo, ai piedi del Libano, ne parlo anche prima. Quindi vedete che quest'area era già importante prima che arrivassero i greci, non sono stati i greci a farci diventare importanti. Una delle più grandi feste dell'antichità si faceva sul Simeri, si chiamava Floralia. Flora era una dea itala, faceva parte della regione degli Itali. I romani la acquisiranno circa 600 anni dopo, nel 195 a.C., dice Plinio e anche Ovidio. Perché la Floralia, che è la dea della fecondità, delle donne e delle piante, svolgeva in primavera, durava 8 giorni e richiamava su queste rive tutti i popoli del Medio Oriente. Probabilmente i primi insediamenti, e questo le poche cose che abbiamo trovato, per esempio dimostrano, ci sono come si chiama, degli oggetti trovati a Donna Mazza, che appartengono a quel periodo, alcune sono di fattura tipicamente egiziana, a Donna Mazza, tipicamente egiziane, altre sono quelle cose che l'artigiano locale impara a fare copiando, no? Le antichità imperfette, le vogliamo chiamare, per esempio antichità sono. Ora, probabilmente i primi ebrei che vennero qui e poi si fermarono, e di cui Marcello ha scritto una ricerca molto bella, cominciarono allora a formare queste colonie. Poi qui si formò sicuramente, non riusciamo a trovare tracce per il troppo materiale distrutto. Dovremmo metterci di buona lena e ricominciare da capo, ma lo devono fare gli specialisti, io non sono un archeologo, per cui non ci provo nemmeno, posso seguire i loro lavori, come mi piaceva andare a seguire a Pestum gli scavi, perché ero amico del direttore degli scavi e stavamo nello stesso albergo, lui mi avvisava, dice domani scaviamo un anfiteatro, io andavo e osservavo, ma io osservavo, no, non mi permettevano neanche di prendere un martello. Ora, il problema è questo, ecco perché io ho scritto quel saggio, lungi da me l'idea di polemizzare con chi che sia, tanto meno con Marcello, era semplicemente per dire, guardate che questa zona secondo me è molto molto trischene, tutto sommato, ammesso che fosse esistita, ripeto, non si sono trovate tracce per ora nelle cronache del tempo, è una città bizantina, siamo già nell'VIII secolo dopo Cristo, questa è una zona che era già importante prima,
parliamo del 1400-1500 avanti Cristo, per la collocazione geografica, per tutto quello che rappresentava, per la posizione nei traffici. Da qui bisognava passare per forza, e si continuò a passare da qui fino agli anni 50 del Novecento, quando venivano a pescare le alici, questo era uno dei mari più pescosi, proprio quella vostra costa tra qui e Steccato, venivano a pescare, e quando si scaricavano il pesce, se lo portavano dal mare verso casa, pagavano la tangente, cioè trovavano gli uomini del barone che pretendevano una quota del pescato, perché il mare era loro, no? E da qui nacque l'abitudine di dare ai braccianti come colazione pane e alici. No? Usava il pepe per fare curare. Ok, grazie. Un'altra cosa che mi ha affascinato del libro di Marcello Barberio è la storia dei briganti. Io che mi piace le cose cattive, diciamo così, no scherzo. Se in due ce la raccontate molto velocemente, la vicenda dei briganti calabresi. Grazie. No, la storia dei briganti, a proposito di questa storia di briganti, devo dire che in effetti ho conosciuto la rivista che poi hai portato alla stampa, di cui hai curato l'edizione, l'ho conosciuta a proposito dei briganti, dello studio del brigantaggio calabrese, quando mia figlia stava preparando la tesi per il Dipartimento di Antropologia della Sapienza di Roma, si era pure affacciata da Lombardi Satriani, però le aveva proposto 3 anni di studio, dice no, mi voglio laureare. E allora, in quell'occasione, studiando l'epopea brigantesca nella cultura orale, no, non nei documenti scritti, ma nella tradizione orale, quindi il filone a cui accennava Franco, il galetto, i canti, i proverbi, l'epopea brigantesca della provincia di Catanzaro, quindi specifica, mia figlia si è imbattuta anche in questa rivista, che era stata raccolta, questo è un pregio del Nobile, del barone De Nobili, a cui è intestata la biblioteca di Catanzaro, che aveva già da allora, nell'Ottocento, aveva provveduto a raccogliere, si era già nel Novecento, aveva raccolto molti numeri di questo giornale, che era un giornale all'antica, molto, molto, molto ampio. Noi abbiamo, allora io ho potuto osservare quella edizione dove c'erano canti del brigantaggio, in particolare di canti di Carlopoli, mi pare di ricordare, della zona nostra, che sono una miniera per quanto riguarda le tradizioni orali calabrese. Tendenzialmente si pensa che la cultura orale sia, come dire, secondaria, marginale, la parente povera della cultura, è una cosa molto, molto sbagliata, perché è da poco che si comincia a studiare e a valorizzare la tradizione e la cultura orale. Bene, io ho conosciuto la rivista in quell'occasione. Il brigantaggio, quindi sia il brigantaggio pre-unitario che quello post-unitario, abbiamo avuto qua nella zona tantissimi briganti, di cui ancora gli anziani, noi gli anziani non lo so, forse cominciamo ad essere noi gli anziani, quelli più anziani di noi, ho sentito raccontare episodi poi eclatanti, un po' suggestivi di questi briganti, per esempio di Pietro Corea di Albi,
Pietro Curì ha detto, no? Il grande, l'invincibile, perché il brigante era invincibile, no? E se no che brigante era? Era un po' il vendicatore dei poveri, ma era anche uno molto feroce, uno che tanta coscienza di classe non aveva, era violento perché era costretto a vivere la macchia. Bene, sì, per esempio di Pietro Corea si racconta che quando l'hanno ghigliottinato a Catanzaro, la testa, la ghigliottina che ancora si conserva alla Catanzaro, al museo provinciale, la testa è rotolata non nel cesto, ma ha fatto cadere il cesto e poi è rotolato tra la gente, perché quando si ghigliottinava la testa, ma pure adesso, quando si tratta di assistere a spettacoli di un certo tipo, la gente corre a queste serate di meno, però se stasera avessimo, ad esempio, se non dico ghigliottinato, ma almeno frustato qualcuno, no, in pubblica piazza, specie se un politico, sì, non ti dico quanti potricelli sarebbero venuti ad assistere al tuo e al mio martirio. E comunque anche in quelle occasioni si raccontano poi delle brigantesse, sono delle storie interessantissime di donne di briganti, perché gli studiosi fanno una differenza tra le donne dei briganti e le brigantesse, intendendo per donne di briganti quelle che seguivano i capi banda, i capi briganti, quindi erano le donne che quindi con un ruolo assolutamente marginale, quasi domestico, familistico, ma se no proprio. E invece c'erano delle brigantesse, donne che guidavano le bande brigantesche. Accade oggi con l'Andrangheta. Comandavano i gruppi. Comandavano, sì. Ed erano alcune bellissime. Giosafat, Talarico pare fosse un prete. Pile Russo pure, perché già il fatto che fosse ma pure lui sembrerebbe che quantomeno avesse studiato in seminario, era qua, e che poi la leggenda dice che ogni tanto derubava i ricchi perché dotava, ecco, faceva la dota alle ragazze povere, no, sono leggende. Probabilmente c'è qualcosa di vero, ma serviva a far crescere l'alone suggestivo del capo brigante, dell'uomo particolare. Certo, il brigantaggio è una cosa molto complessa e non risale, l'inizio del brigantaggio in Calabria e in Meridione non risale al periodo preunitario, ma risale addirittura, alcuni lo fanno risalire al periodo romano, lo stesso Spartacus, al tempo di Spartacus, qualcuno vede in Spartacus un brigante, e poi nel 500, e poi ce ne sono diversi. C'è per esempio la leggenda di Martino, che poi diventa San Martino, quando si sovrappongono le figure del brigante e del santo, dice Lombardi Satriani, dice qualcun altro, che era l'unico modo, c'erano due soli modi per distinguersi, per uscire dall'anonimato e da un destino che era già scritto, no? Nelle masse, per le masse meridionali. Il contadino meridionale aveva due sole possibilità: o si faceva santo o si faceva brigante, e qualche volta le due figure coincidevano e ci sono storie di santi briganti e di briganti che poi riuscivano a fare miracoli. Prendetela come volete, questa comunque è la letteratura sull'epopea brigantesca. Ci sono poi figure secondarie di semplici fuoriusciti, di semplici malviventi che sfruttavano la situazione. Mi raccontava un mio vecchio professore quando ero studente, questo era un comandante partigiano, di quelli veri,
quello che non ha fatto carriera politica poi, e mi diceva, quando eravamo sulle montagne, quando finivamo le scorte, poi necessariamente dovevamo scendere a valle e razziavamo tutto, perché avevamo necessità di avere scorte, munizioni, e poi con noi, la maggior parte di noi erano persone che avevamo liberato dalle galere. Bene, ma non voglio affrontare un tema delicato come questo, però dico, il brigantaggio era anche violenza, che all'epoca nelle campagne era molto assai diffusa, e qua ci inoltreremmo in una discussione antropologica assai complessa e assai delicata. Sicuramente il brigantaggio è una delle pagine più terribili del Mezzogiorno d'Italia, in particolare per la Calabria e la Basilicata. Sono le figure, una delle ricorrenze più importanti è la maggior parte delle biografie di briganti che ho letto io, a partire da il famoso Pane di Grano, no? al secolo Nicola Gualtieri, che poi divenne ricchissimo perché entrò con i sanfedisti e per i sanfedisti ai Borboni nel ripristinare la monarchia a Napoli, furono dati in cambio delle terre. Come diventa brigante Pane di Grano? Perché il ricco del paese gli violenta la sorella e Pane di Grano lo fa fuori, da quel momento diventa brigante. Ciro Annichiarico fa il prete in provincia di Taranto, fa il prete regolarmente, unico maschio di famiglia, gli violenta la sorella, chi deve provvedere a riparare? Allora Ciro Annichiarico da quel momento diventa un brigante. Cosa ha fatto Tallarico? Studia in seminario, come diceva Marcello prima, poi va a fare l'aiuto farmacista a Cosenza e sembra che il suo destino sia quello di cambiare, cioè lui viene da una famiglia contadina povera di Castagna, di Carlopoli, e va a vivere a Cosenza, che è già una città, la capitale del Busio, fa il farmacista, fa un lavoro dignitoso, gli arriva notizia che il signorotto del paese gli aveva stuprato la sorella. Torna a Pesaro, lo ammazza e da quel momento diventa Giosafatte Tallarico, uno dei brianti su cui si è scritto di più. Ci sono almeno due romanzi, uno recentissimo, uscito qualche tempo fa, e uno negli anni 50 che era di Tallarico. Qui briganti ne abbiamo avuto fino agli anni 50, imperava un certo Schibani di Sarsale che ha terrorizzato tutto il circondario. A Pianopoli, in una frazione di Serra Stretta, vicino tra Pianopoli e Serra Stretta, la frazione si chiama, mi ricordo, un po' lontana, c'era un certo Scalise, ma Scalise ha operato fino alla fine degli anni 60, cioè un po' con Crassazione, un po' assaltando qualche macchina. C'era un periodo, per esempio, fino all'inizio degli anni 60, che quando si era costretto ad andare a Vibo, c'era il famoso ponte del Calderaro, lo chiamavano, perché questo ponte era, non so quale ingegnere l'avesse studiato, doveva attraversare il fiume, e allora faceva due curve a gomito, molto strette, per cui i pullman o i taxi dovevano rallentare necessariamente. Immediatamente venivano chiuse da due macchine da una parte e dall'altra, li spogliavano di tutto, e poi arrivavano i viaggiatori in mutande, era tutto lì. In genere questo lavoro si faceva all'andata, cioè i pullman che venivano a Catanzaro, perché venivano per cause, pagare tasse, sicuramente erano un po' vestiti bene, magari da Catanzaro, se tornavano a Catanzaro erano già stati spogliati dal fisco, per esempio, quindi soldi non ce n'erano più, allora chi arriva prima mangia meglio. E a questo punto mi viene da chiedere, se c'è un legame, se esiste, se è esistito e come questo si è sviluppato tra briganti e 'ndrangheta nella nostra terra. Sono due cose diverse. Antropologicamente diverse. Ok, grazie. Sì, si tende ad omologare i due termini. Qualcuno fa risalire la nascita dell''ndrangheta calabrese, la lega alla storia del brigantaggio, ma così non è. Ma pure quelle storie di Osto, Mastros, Carcagnosa, tutte leggende che servono a coprire un fenomeno che è molto più cruento e molto più
anche dal punto di vista antropologico, che assai pericolosa. Il brigantaggio, l'abbiamo detto, certo, tra i briganti erano associati ovviamente, e quindi avevano dei capi, facevano anche delle spedizioni punitive, ricattavano i proprietari terrieri, ma non è questa loro storia, non è per nulla assimilabile all'Ndrangheta, quantomeno a quella di oggi. Forse qualche analogia, ma solo così, di prima chito, si può intravedere con quella che era la mafia rurale di una volta, che era un misto di spagnolismo e di violenza delle campagne, dico io, violenza nell'accezione di privazione e di modo sbrigativo per risolvere. Ci sono testimonianze, c'è letteratura per cui il brigante diventava giustiziere, però così è la lettura che ha fatto il dotto, la persona di cultura del brigantaggio. La mafia oggi, credo, io non sono uno specialista, la mafia oggi sicuramente è altro, credo non abbia legame con il mondo del lavoro, se non specie per quanto riguarda il mondo del lavoro contadino, con le nostre campagne, credo si interessi più d'armi, droga e altre cose che non di epopea brigantesca, di canzoni e di vendette per riscattare la servitù della gleba, credo sia tutt'altra cosa. Io non vedo analogie se non così di superficie. C'è un'altra cosa, voglio dire, questo è un argomento che meriterebbe molto tempo. C'è Hobsbawm, che è un sociologo che ha scritto dei libri sui ribelli, i banditi, eccetera. Ci sono delle distinzioni precise, ma il brigantaggio è una cosa, il banditismo è un'altra cosa, l'Ndrangheta è un'altra cosa. La stessa 'Ndrangheta tradizionale, quella degli anni 40, anni 50, è altro da quello che l'Ndrangheta è diventato oggi. L'Ndrangheta degli anni 40 e 50 è servita per formare quella manovalanza che poi diventerà la protagonista di questo. Nelle ricerche che ho fatto, per esempio, noi consideravamo una cosa: quando in un comune partiva una faida, non era più mafia, non era più 'Ndrangheta, era una regressione all'indietro della società. Perché normalmente il mafioso cerca di sfuggire alle azioni eclatanti, perché le azioni eclatanti richiamano attenzione, arrivano i carabinieri, arrivano la polizia, e allora io non sono libero di fare gli affari. Voi se andate a Reggio, lasciate la macchina aperta dove vi pare, non ve la rubano, perché a Reggio non è consentito una cosa del genere. Là si fanno affari così grossi, bisogna che le cose stiano tranquille, stiano quiete, salvo poi qualche eccezione. L'escalation mafiosa degli ultimi anni ci ha fatto vedere alcune cose terribili, però l'Ndrangheta fino al fascismo è nel testimonianza, per esempio, un libro importante e che sarebbe bene che venisse ripubblicato, io stesso che ne ho una copia ma non riesco a trovare, non riesco a ricordarmi dove l'ho conservata, è Vai e uccidi di Serafino Castagna. Serafino Castagna è nella storia il primo pentito di 'Ndrangheta, cioè un uomo che si affilia all'Ndrangheta del paese, che era Pernocari di Rombiolo. Ma all'epoca tutti i poveri si affiliavano, era una specie di partito politico sindacato, si stava insieme per aiutarsi reciprocamente. Sotto il fascismo tutti gli antifascisti erano 'ndranghetisti. Il professore Cavallaro, che darà vita alla Repubblica di Caolonia e che guarda caso nel 1914 è già diplomato maestro di scuola, quindi non è l'ultimo arrivato, viene da famiglia media, aveva 30 ettari di oliveto a San Nicola di Caolonia, però diventa 'ndranghetista, poi diventerà comunista, guiderà questa Repubblica, si guadagnerà 100 anni di carcere, ma in linea di massima questa era l'origine, perché serviva, era una specie di società di mutuo soccorso, sia pure con finalità non sempre da soccorso, no? Qualche volta da offesa. Serafino Castagna, a cosa succede a Serafino Castagna? Fino a quando l'associazione gli serve solo per avere gli amici, i rapporti di relazione, per il bicchiere di vino, tutto ok.
A un certo punto gli ordino di ammazzare una persona e lui non ce la fa ad ammazzare quella persona. E quando si accorge che per ritorsione avrebbero ammazzato lui, perde la testa in maniera definitiva e va ad ammazzare prima il padre, perché gli aveva insegnato solo quello, lui non poteva fare altro. L'insegnamento fatto per lui, il padre era il principale colpevole, perché non gli aveva dato i valori giusti. Poi va a sparare tutti gli altri accoliti e alla fine viene carcerato. E scrive questo memoriale molto, molto bello, in cui ci sono anche i rituali, eccetera, ma parliamo di un 'ndrangheta che al massimo prepara il terreno, o meglio, prepara quella manovalanza che è pronta per fare poi il lavoro della 'ndrangheta di oggi, che è una delle più terribili organizzazioni criminali del pianeta, no? Parliamo dell'Italia, parliamo a livello planetario, e comunque non nasce in campagna. Ma il problema vero è un altro, anche questo è un discorso molto lungo: perché in certe zone si sono creati rapporti di mafia, perché in certe zone no? A Reggio Calabria la mafia è pronta, è presente da metà 800, ma perché? Perché a metà 800 la provincia di Reggio era la più ricca provincia d'Italia e ne fanno prova i carichi fiscali, come dire, il catasto dei terreni. È una città molto ricca. Quando ci fu la liquidazione dell'asse ecclesiastico, un ettaro di terreno a Botticello costava 10, un ettaro di terreno a Reggio Calabria costava 100. Perché? Perché a Reggio Calabria avere il terreno significa anche cambiare status, cioè diventare, come si dice a Firenze, signori, divento un signore perché ho la terra. Quindi è un problema molto, molto vasto. Perché nel Crotonese fino agli anni 50 non c'è la mafia? Perché il potere è nelle mani dei latifondisti e non consentono mediazioni, però hanno delle figure all'interno della loro struttura. Si chiamavano statisticamente salariati fissi. I salariati fissi nel latifondo non avevano compiti di lavoro, ma compiti di estrazione violenta del surplusso, cioè giravano col cavallo e il fucile pronti ad intervenire qualora qualcuno rubasse, sconfinasse o altre cose di questo genere. Naturalmente questi, avendo esercitato per anni la violenza per conto di altri, al momento in cui le forze sociali si liberano, perché c'è la riforma fondiaria, la redistribuzione della terra, nascono strutture di supporto, perché senza la complicità di alcune strutture, non vorrei che qualcuno mi condannasse, consorsi agrari, consorsi di bonifica e Opera Sila sono stati gli strumenti della piantazione mafiosa in questa zona, perché era lì che nasceva tutto, ma non perché chi era di queste organizzazioni fosse mafioso, ma queste organizzazioni hanno favorito certi processi. I processi di mediazione, il mafioso chi è? È uno che si mette tra, all'interno di un affare, media dai due soggetti. Allora, improvvisamente, però, nel latifondo non c'era la mafia, ma ci sono state le premesse perché si formassero i soggetti che poi avrebbero fatto i mafiosi. Posso dirvi che alcuni di questi ho avuto modo di conoscerli personalmente, perché essendo consulente di alcune grosse aziende del Crotonese, uno dei più grossi mafiosi emersi negli ultimi anni era quello che mi accompagnava con la macchina per andare a vedere l'agrumeto. Semplice, purtroppo io faccio un brutto mestiere. Comunque il bandito Schipani era un bandito, non era né brigante né mafioso, okay? Castagna, di cui parlava Franco, è stato l'ultimo bandito, e qua il collegamento con Banditi ad Orgosolo sarebbe interessantissimo. E poi ci sarebbe pure da dire che il brigantaggio è stato anche un fenomeno sociale e politico per un certo periodo, è servito proprio come lotta della libertà, quindi non era certo paragonabile minimamente a quello che è un'organizzazione ndranghetista, che è la più forte in Italia dal punto di vista dei capitali che riesce a muovere grazie ai traffici di droga, cioè un parallelo col brigantaggio veramente con la 'ndrangheta. Quello che invece prima mi sorgeva era le brigantesse e le mogli dei briganti, perché l'altra volta abbiamo assistito alla presentazione di un libro, Nora la madre, dove effettivamente si metteva in risalto questo salto di qualità nelle donne dell'andrangheta, cioè da donne succubi dei mariti, quindi che vivono in quegli ambienti, che quindi sono donne che vivono nell'ambiente delle persone, dei 'ndranghetisti,
a donne che sono invece vere e proprie capi. Adesso, quando i loro mariti sono stati rinchiusi, hanno assunto quel ruolo principale che prima era riservato agli uomini, oggi questo libro dimostrava che invece ci sta questo ruolo che è stato affidato anche alle donne. Quindi questo parallelismo tra le brigantesse vere e le mogli dei briganti con le donne dell'Andrangheta mi era venuto subito alla mente, perché avevamo assistito insieme alla presentazione di questo libro. Va bene. Io ringrazio tutti gli intervenuti, il pubblico, il professor Santopoulos, il professor Barberio, Giuseppe, il professor Candido, e vi do appuntamento alle prossime sere, però a memoria non me le ricordo. Fino a domenica. Purtroppo. Noi siamo qua fino a domenica. Domani ci sarà la presentazione di un libro di Massimiliano Iervolino sui rifiuti qua al sud. All'inferno col ritorno di Cataldo Russo. Sabato presenteremo un libro, Paradiso Yor, e domenica L'ultimo gesto d'amore di Mina Welby è un libro sulle donne pescatrici, che non sono, appunto, quando si parla di figure femminili, di donne che assurgono professioni che sono tipiche maschili, questo è un bellissimo libro che poi spiegheremo. Per quanto riguarda la discussione che abbiamo fatto stasera, se qualcuno vuole intervenire, vuole fare domande, vuole dire la sua, siamo qua. Certo. Ci arriviamo. Intanto buonasera. Dunque, io voglio porre, faccio prima una premessa, perché l'input me l'ha dato il professore Barberio, quando si è parlato di dialetto. Faccio la prefazione, la relazione sarebbe questa: io ho scritto delle commedie, la prima delle quali circa 10 anni fa, il cui titolo è Donna Eugenio Previta, di cui intorno a questo prete di questo paese girano tutta una serie di situazioni, dove c'è il maresciallo del paese e il medico condotto. Il sindaco, no? Che è il sindaco, che non è lui in questo caso, non mi riferisco. Giovanni, no. Poi scrissi l'altra, che è La famiglia Arcangelo, dove c'è questo signore che si chiama Michele Arcangelo, che parla solo il dialetto, e quando la figlia lo rimprovera dice: papà, tu devi parlare in italiano. E lì mi è venuto l'impulso, quando lei ha detto, perché questo Michele Arcangelo nella commedia dice: sa, ci parla la lingua che mi imparava la mamma e che lei a sua volta l'ha imparata dalla madre. Ho scritto delle micro commedie anche per la scuola materna di Botricello, e lì è saltato fuori questo problema: i bambini non sanno parlare il dialetto. Se tu gli dici a un bambino di dire chiuchia, non te lo dici. Chiuchia? Mio figlio non sa che cos'è aganga. Cioè, che cos'è la ganga? Che cosa significa ti mento la pregugliata? Sono termini che... Io stesso, ecco, allora, siccome faccio parte di un gruppo teatro che opera qui in questo paese dal 77 insieme a Nini Mancuso, e ho avuto delle esperienze anche con Nino Gemelli di Catanzaro, con il quale ho fatto circa 70 serate con la sua commedia Meglio Porci, che trattava l'argomento di questo anziano, di questo papà che rimaneva solo. Il problema era quale dei figli doveva poi gestire il papà. Meglio porci, cioè meglio cresci porci e non figli. Io voglio porre questa domanda a voi che siete più esperti: sarebbe il caso che nelle nostre scuole si producesse più attenzione con dei progetti per la valorizzazione del dialetto nei bambini, perché non si perda questa cosa interessante? Perché poi alla fine la nostra memoria storica delle nostre nonne, dei nostri bisnonni, cioè un bambino deve sapere che quando la mamma o il papà gli dice parla l'italiano, dice no, parlo anche il dialetto, perché fa parte della storia della mia famiglia e del mio paese. Grazie. Oh, interessantissima la domanda, ci terrebbe qua fino verso le 2. No, le voglio raccontare un'esperienza mia, personale. Il dialetto, i dialetti. Dicevo di Simeri e di Crichi. Quando ero bambino, mio padre mi mandò da una sua sorella che era di Simeri. Mia madre era di Crichi, ecco perché dico che è la madre che dà la
diventata la parola, e poi è diventato uno slogan e una conquista del pensiero e della pratica femminile. Io non sono un femminista e quindi mi astengo, però, come dire, è un'acquisizione oramai diffusa che la parola la dà la madre. Bene, io... Anche la vita. Anche la vita, vabbè, comunque forse il padre collabora in qualche misura. Allora, io mi chiamo Marcello, questa mia, una mia cuginetta, cugina, non sapeva dire Marcello, ma perché... Per via del riferimento che faceva Franco, no? Questa origine greca, Malce, un balcona, Malce, ti ho detto che mi chiamo, no, piccoli, insomma, un maltedo, ho preso che c'era un maltedo vero e gliel'ho tirato in testa, per dire che non esiste un dialetto, addirittura nello stesso comune, due nuclei urbani distanti meno di 4 chilometri hanno dialetti differenti, non totalmente differenti. Esempio, a Criche si dice Ajumara, a Sime si dice Ajumara, insomma sarebbe molto tedioso forse fare troppi esempi, però dico esistono tanti dialetti e comunque quando si parla per esempio del dialetto calabrese, gli specialisti, i dialettologi parlano dei dialetti, non il dialetto, e non sono i tre dialetti delle tre province, il cosentino, il calabrese e il reggino, ma addirittura provavo a dimostrare così alla buona come all'interno dello stesso comune ci siano, come dire, delle differenziazioni dialettali. Detto Ajumara, Ajumara, eccetera. Bene, ha fatto una domanda, una proposta, in effetti era una domanda retorica, era già una proposta, ma che fanno le istituzioni per valorizzare il dialetto? Perché alla fine noi viviamo in una terra, in una regione che valorizza le differenze culturali intese delle le lingue la grecanica, l'albanese, eccetera. Però queste leggi, secondo me, e ha ragione lei, andrebbero estese fino a coinvolgere i dialetti della Calabria. E la cosa più semplice, e faccio la provocazione, la rimando a Salvatore, che mi sembra sia anche, non solo assessore alla spazzatura, no? Perché? no, perché lo vedo sempre quando andiamo a fare... Quando andiamo a fare le rivendicazioni alla regione per... No, non sembra una battuta, è un impegno gravosissimo tra i più delicati e i più difficili che possono esistere. Liberare i paesi dall'immondizia è una cosa più... Ma sei anche assessore alla cultura. Ebbene, io la trasferirei a te la provocazione. Io credo che ogni comune dovrebbe avere un qualcosa che custodisca la... identità anche del linguaggio, la propria, quello. Io ci ho provato in questo volumetto, ma alla fine ci sono degli esempi, ci sono un mini studio per quanto riguarda il dialetto. Bene, credo che nella civiltà dell'appiattimento, quando i giovani parlano la lingua della televisione e dei fumetti e delle, credo che valorizzare i dialetti sia un imperativo categorico, in particolare per le istituzioni, a cominciare dai comuni, per finire alle famiglie, dove le mamme e i papà non devono avere timore di parlare in dialetto, non solo un nonno deve esprimersi in dialetto per trasferire conoscenze che solo attraverso il dialetto possono raggiungere la civiltà attuale. Ma tutti in famiglia è bene che quando si trovano a tavola parlino anche o soprattutto il dialetto. Facciamo il discorso inverso, ci siamo affrancati noi che io, quelli come me che vengono dalla campagna, dalla civiltà contadina, abbiamo avuto necessità di liberarci in qualche misura delle radici per
parlare la lingua colta, per imparare l'italiano. Beh, forse adesso che l'italiano lo parlano un po' tutti malamente, forse è tempo di fare avviare un processo inverso e di riconoscere il valore del dialetto e di avere momenti in famiglia e in diverse occasioni, nelle più svariate occasioni, per esprimersi in questa che è la lingua naturale, perché il dialetto è la lingua naturale che appunto dà la madre, perché è la madre che dà la lingua e insegna la vita, anche ce la dà, vabbè, ma intanto ci insegna la lingua. Non è una captatio benevolenza verso le signore che sono il numero prevalente qui con noi. Io credo, sono assolutamente d'accordo, perché voglio dire, una, io sono stato spesso nei paesi grecanici. Nei paesi grecanici c'è un'espressione ricorrente, siccome non si capiscono perché parlano greco, allora un termine che in grecanico indica ragazzo, padreco, a Reggio Calabria è dato si nomino miscelo. Cioè quando uno parla in Natale, la gente non lo capisce, si chiama padreco. Padreco. Poi dipende. E quando, come a Catanzaro, i gheghi sono gli albanesi, perché non si capisce. Come Catanzaro poi non sa di aver preso dalla civiltà contadina un termine molto diffuso che voi dovreste conoscere bene. Ghermitare, capire, significa, ha un significato contadino, oppure parla ghermito nel senso che parla in modo che non si capisce. Perché? Perché il ghermito era la prima fascina di grano che si faceva durante la mietitura. Il grano si prendeva con il mignolo, man mano che crescevano gli steli tagliati, i culmi tagliati, veniva fuori questa. Quindi si chiamava ghermito. Siccome è una cosa difficile che pochi sapevano fare, alcune popolazioni non l'hanno mai imparato perché non avevano tradizione di grano, allora ghermito prese questo da ghermitare, capire, o barri ghermito perché non ti capisco, e viene preso da questa cosa. Il problema del dialetto, uno dei documentari più straordinari di De Seta, perché quando girò Diario di un maestro, è un film bellissimo, un film verità, lui non ha scritto una sceneggiatura, è andato lì e ha filmato una classe in attività, stop, non ha fatto altro. E io che lo conoscevo bene so che faceva così, aveva quattro appunti su un foglietto e con quel foglietto faceva un film, il film gli cresceva in mano. Allora ovviamente chi aveva i carboni bagnati cominciò a dire, i maestri sentivano punti sul vivo, ma già non è così, è un film inventato. E me Vittorio rispose a modo suo, fece quattro documentari per la RAI, Quando la scuola cambia, analizzando due situazioni particolari. Le prime due sono al nord, due forme didattiche alternative. Poi arriva al sud, l'esclusione nell'esclusione. Cioè in sostanza gira un documentario a San, in un paesino albanese, dove c'è un maestro che sta recuperando la sua lingua, e poi va vicino Lecce e gira un documentario su i diversamente abili. Sono dei film straordinari. Ora io mi chiedo come questa operazione si potrebbe fare, perché non parliamo di istituzioni. Le istituzioni attuali, fino a quando vigerà il pensiero unico, noi dalle scuole produrremo ignoranti a non finire, qualificati magari con la laurea, ma sempre ignoranti sono. Cioè la tendenza è quella di creare, di omologare verso il basso chi studia. E tra l'altro sta succedendo quello che fino a qualche anno fa sembrava un sogno. I grandi maestri, Federico Caffè, ha continuato ad insegnare gratuitamente economia perché gli hanno permesso dopo la pensione di continuare a fare, lui ne aveva voglia e ha continuato a farlo, non necessariamente mi devi pagare. Moltissimi miei amici della Sapienza, che sono alle soglie della pensione, sono disposti a continuare a lavorare all'università senza percepire soldi, pur di continuare il loro progetto. Non è casuale, la figlia di Marcello si è sentita chiedere una disponibilità di 3 anni, ma molti docenti a Roma la tesi di laurea te la danno almeno 3 anni prima, se no non se ne parla, perché bisogna fare certi tipi di programmi. Allora,
Il problema è, partiamo dal basso, democrazia partecipata. Voi avete un sindaco che qui è presente tutte le sere, avete un assessore alla cultura che ti impegna in queste cose. Perché questa esperienza teatrale non la estendiamo nelle scuole facendo diventare attori i bambini? Cioè, perché non lo facciamo dal basso? C'è bisogno di grandi investimenti? Non credo. Possiamo cominciare a farlo. Dai che non vogliono farlo. Quello che le dicevo prima è che noi come gruppo, come associazione che siamo sul territorio dal 77 lo stiamo facendo, abbiamo la difficoltà che i bambini non ci riescono. Le faccio un esempio breve, non voglio provocare. Se noi, perché il dialetto ha un suo sapore, un suo masticare, gustare quello che diciamo. Se io dico in italiano, quest'anno il mercato lo facciamo all'aperto, diciamo un evento che avverrà. Se lo dico in dialetto, sembra arabo, aguanna hera hazuhora. Olai haro le harahara, aguanna hera hazuhora. Ha un altro sapore, questo voglio dire. Noi come gruppo teatro ci possiamo impegnare a fare dei progetti, con i bambini soprattutto, anche per creare un vivaio per domani, perché noi cominciamo a becchiare, parliamoci in dialetto. No, no, nel senso che io non ho intenzione di becchiare. Allora, io volevo ricordare quello che dice Lombardi Satiani, il professor Luigi Maria Lombardi Satiani. Noi passiamo dall'esaltazione del dialetto come se fosse una cultura da far rivivere, quindi da tenere in considerazione nella più alta valenza per di valorizzare la nostra cultura, alla completa in considerazione di la chiamiamo la famosa cultura minore, cioè la cancellazione totale di questa cosa. Noi in questo libro lo diciamo, noi dovremmo appoggiarci alle istituzioni, quindi le istituzioni hanno il compito di fare di più, i comuni, le istituzioni locali e la scuola all'interno del proprio monte ore, il 10% dovrebbe essere utilizzato, come dice la legge, proprio per studiare queste cose, proprio per studiare questo, un libro di questo dovrebbe essere in adozione della scuola. E allora io vorrei risponderti con delle parole che sono nella prefazione, poche righe, di Vittorio De Seta. Si sarebbero dovuti incrementare la pubblica istruzione, lo sviluppo sociale e culturale del paese per accedere a una nuova consapevolezza veramente unitaria. Invece, fin dall'inizio, questo patrimonio è stato ignorato, disprezzato dalla cultura nazionale. Prima, durante e dopo il fascismo, il dialetto, la poesia dialettale, il cosiddetto folklore, che De Seta aveva trovato nelle pagine di Bruzzano, tutte le espressioni di cultura tra virgolette minore furono bandite dalle scuole italiane, dall'ufficialità della cultura, e ancora oggi, te lo dico, sono bandite, anche se abbiamo l'obbligo di utilizzare quel 10% del monte ore annuale, tu sai benissimo che non vengono studiate. Perché? Probabilmente la coscienza segreta di un'italianità che non si era elaborata spontaneamente dal di dentro, aveva portato a un delirio nazionalista, a voler cancellare ogni traccia di diversità fra gli italiani. Noi ci siamo considerati cultura minore, dovremmo far capire ai nostri alunni che parlare in dialetto è importante, saperlo parlare, ma anche saper riconoscere i nostri intellettuali dialettali, saper riconoscere i nostri poeti dialettali. Don Lupantu, quel poeta che era un monaco che scriveva di canti erotici calabresi e che noi abbiamo voluto raccogliere alcuni in un piccolo volumetto, non lo conosce nessuno. Noi dovremmo puntare sulla conoscenza di questi autori dialettali, dovremmo puntare nelle scuole e valorizzarlo con dei progetti anche a livello comunale, e quindi gli assessori alla cultura, i sindaci dovrebbero fare di più su queste cose. Questo almeno ho voluto dirci De Seta facendosi carico di farci questa prefazione. Lui non cercava visibilità, aveva ormai avuto i riconoscimenti di Martin Scorsese, aveva avuto i riconoscimenti finali di
Saviano non aveva motivo per scrivere una prefazione a noi, per cercare lui, noi casomai fu lui che ci diede una visibilità. Quello che voleva fare De Sette era sottolineare questo che era stato fatto in modo sistematico dalle istituzioni, cancellare i dialetti in nome dell'essere un italiano e della cultura dominante. Ecco, dovremmo dimenticare che esiste una cultura dominante, ma che esistono le culture. Come esistono le Calabrie, esistono le culture. Come diceva bene Marcello, il sindaco Barberio, i dialetti. Noi dovremmo valorizzare i dialetti e quindi non scandalizzarci se un dialetto non è il nostro ma è di una Calabria vicina, ma farli conoscere a tutti i nostri ragazzi, proprio perché se no rischiamo che fra qualche anno neanche lo sanno più parlare. C'è qualche altro intervento? No, va bene. Allora grazie a tutti di nuovo e arrivederci a domani sera.